Ben ritrovati, questo nuovo appuntamento di New Talent Music Radio TV. Come ogni lunedì abbiamo sempre un nuovo ospite. Questa volta abbiamo un ospite particolare. Perché? Perché diciamo può essere mio padre o il vostro padre, chiunque si sta ascoltando. È classe 67, quindi ha vissuto abbastanza a lungo della musica, che oggi sono davvero felice di avere qua con me, Claudio Valenti, DJ. Ciao, ti ringrazio, buon pomeriggio a tutti. E quindi stavamo dicendo che tu hai vissuto già abbastanza per la questione musica, perché essendo classe 67 hai fatto la tua strada nei miei confronti, che io sono classe 91, quindi è abbastanza lunga la tua. Allora, beh sì, è abbastanza. Innanzitutto non si smette mai di ascoltare musica, anche quando avrò 90 anni, mi auguro di arrivarci, continuare a ascoltare. 90 anni in console fa è uguale non c'è nessun tipo di problema. No, la passione per la musica non ha età. Sì, io ho iniziato molto 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 tempo fa, precisamente nel 1977, dove all'età di 10 anni andai a comprare il mio primo disco, che era un regalo per mia sorella, che ti dico anche che disco era. Era Madame di Renato Zero, dove dietro lato B c'era un uomo da bruciare. Quello è stato il mio primo input. E poi dopo, all'età di 14 anni, sono andato a lavorare e economicamente ero abbastanza, stavo messo abbastanza bene, e lì è iniziata la passione di andare a acquistare i dischi. Quindi piano piano è iniziata questa passione. Assolutamente. Ma adesso tralasciamo un attimo il fatto DJ musica. Sì. Ma ai nostri ascoltatori, ai nostri telespettatori, perché ci potranno vedere in TV il giovedì dalle ore 22 e poi nei giorni successivi andrà pure in replica. Poi ricordiamo anche che chi ci sta ascoltando ci può inviare un messaggio o su WhatsApp al numero 380 23 62 069, e sulla pagina Facebook New Talent Music Radio TV. Almeno possono mandarci i loro saluti e chiedere anche qualcosa riguardante a te, se qualcuno è curioso. Poi vediamo. Allora, sì. Spieghiamo a chi ci sta ascoltando chi è Claudio e che cosa fa nella sua vita da quando è nato fino ad oggi. Allora, Claudio, come hai detto tu, sono il 67, dunque 51 anni. Sinceramente me ne sento molti 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 di meno, ma al di là di questo, al di là delle battute, Claudio lavora in un'azienda metalmeccanica, gestisce la produzione. Questo qui, diciamo, è la mia vita privata. Da 30 anni che faccio questo tipo di lavoro. Una famiglia stupenda, Laura mia moglie, Marco mio figlio di 21 anni, che non ha preso la musica, la tua passione. Ci ha provato, molto bravo, però lui è più amante dello sport, gioca a pallavolo, dunque si è buttato, diciamo, su un altro genere. Un altro campo, un dai. Altro, su un altro campo. E per quanto riguarda la mia vita privata, ecco qua, è il mio lavoro così, e non ho altre cose, anche perché la mia vita, non so se è un bene o un male, è stato sempre lavoro, famiglia e purtroppo discoteca. Purtroppo... Purtroppo è un bene, perché alla fine... Sì. Però devi anche considerare che, avendo lavorato tantissimi anni in un locale, magari la famiglia privata, diciamo la vita privata, non può sacrificata. Infatti ringrazio ufficialmente, ma loro già ce lo sanno, la mia famiglia, che mi ha permesso
di effettuare questa passione. Beh, guarda, per tantissimi anni. Già tanto che tua moglie non ti ha preso a bastonate, sì, come si dice, per il fatto, sai amore, questa sera devo andare a suonare in discoteca. Ah, mi raccomando, se no... guarda, ti devo dire una chicca. Lei, i primi anni, anche lei lavorava lì in discoteca insieme a me, perché eravamo ancora fidanzati, si annoiava a stare vicino alla console. Allora aveva chiesto al titolare di lavorare. Poi dopo, quando ci siamo sposati, ha smesso. Il sabato sera mi passavano le bacchettate se non mi vestivo a modo. Dunque è stata anche una promotrice. Quindi ti dà pure, diciamo, l'incentivo di poter andare. No, perché lei sa benissimo la grande passione che mi spinge, che mi portava a fare quel tipo di lavoro. Io non ho mai avuto altre cose al di là di mettere musica e soprattutto far parlare la gente, perché tanto l'obiettivo in un locale è far divertire la gente, punto. Ricordiamo che i tuoi dischi sono, diciamo, anni 70, 80, 90. Allora, io... quelli che, diciamo, che poi tra cui passa pure il Radio Studio 7. Sì, io è da un anno e mezzo che collaboro con Mario qui di Radio Studio 7. Dove Mario ha fatto una faccia un po' brusca, però ok, va bene. No, ecco, guardate. No, decisamente non lo è, guarda, te lo garantisco, perché è una musica che a me piace. Ma piace? Io ho 27 anni. Ci siamo cresciuti, quasi coetanei. Ho fatto una serata 70, 80, 90. Sì, io sto fuori perché sono classe 90, degli anni 90, quindi 91. Non interagisco molto, dovrei essere più giovani. È musica che non ha età. E tra l'altro, guarda cosa ha sul tavolo Claudio, cosa si è portato. Adesso vedrai che bella storia di musica. Vedremo questa storia di musica. Già mi sento paura da solo. Perché... No, che paura. No, parlando con Mario mi ha detto: portati qualche album per far vedere, diciamo, le tue origini musicali, e poi piano piano come ti sei trasformato, avendo, diciamo, visioni un po' più ampie per vari generi musicali, ecco. Sì, perché alla fine all'epoca si suonava con i vinili. Assolutamente. Io... Quindi è stata una svolta, perché dai vinili ai CDJ e poi ai controller, cioè le cose, diciamo, sono diventate abbastanza tecnologiche. Allora, anche se al giorno d'oggi qualcuno ancora usa i vinili. No, è più che altro ci sono dei DJ che non li hanno mai lasciati, ma soprattutto per la musica house, musica un po' più specializzata, perché le casse discografiche hanno continuato ancora a produrli. Invece per il resto del popolo, passatemi la parola, sono ritornati di moda e io in particolar modo mi sento fortunato, perché automaticamente ce l'ho quasi tutti quanti. Invece magari per un ragazzo adesso che vuole riscoprire la bellezza del vinile, ci vuole una bella spesa economica e bisogna pure saperlo usare. Allora la tecnica, mentre tu con il CDJ oppure con il controllo digitale, parliamoci chiaro, fanno tutto quanto loro. Sì, alla fine d'oggi. Tu devi sapere solamente quale pezzo vuoi mettere automaticamente. Con il vinile no, il vinile è tutta quanta un'altra storia, è tutta una scuola vecchia. Non dico che sia migliore, io non sono uno di quelli nostalgici che dice: ah, era meglio prima. No, perché tanto ogni era il suo tempo, il suo passo, il suo ritmo. Io sono anche per diciamo l'attrezzatura moderna, però il vinile ti dà quel... Il vinile, diciamo, ti dà quella cosa in più che il controller e il CDJ non ti danno. Allora, permettimi la battuta: quando faccio le serate in vinili c'è la gente che, al di là di ballare, magari smette di ballare, viene là a cercare di capire come fai. E in tanti lo dicono: ma come fai? Ma come fai? Io Claudio, ma ci sono anche altri DJ, i miei colleghi, che ultimamente fanno serate in vinile, belle serate in vinile. Beh, questo è una cosa che al giorno d'oggi si vede, ma non si vede, tra virgolette, perché ormai con la tecnologia sta scomparendo. Dopo, chi rimane fedele al vinile,
meglio così, ci si diverte ancora di più, perché tanto ormai il controllo digitale, sì, ti diverti, per carità, ma c'hai tutto quanto già sincronizzato, tutto quanto, diciamo, libero. Guarda, io, come ti ho detto prima, non sono contrario alla tecnologia. La cosa importante è che uno abbia conoscenza musicale. Dopo, se tu usi il vinile, usi il CDJ, usi il controller, usi... C'è chi usa pure il cellulare. Infatti stavo dicendo, usi l'MP3 o l'iPod. L'importante è che comunque sia tu abbia una buona conoscenza musicale, che è una cosa fondamentale quando fai le serate, perché tutti quanti sono bravi magari a mettere su, anche come dici te, con l'MP3 metti su, però se non c'è una sequenza logica, se non sai... E allora andiamolo ad interrogare a Claudio. Partiamo con il primo vinile, dai. Il primo? Partiamo con il primo. Nella prima parte iniziamo con un bel vinile. Allora, parlaci del tuo primo disco del vinile che hai comprato e che ti ha dato la sensazione della musica. Allora, come ho detto, il primo è stato quello di Renato Zero, che era un regalo per mia sorella, ma il primo disco è questo qua. Sono i Ramones. Io vi dico che nasco, permettetemi, panchettaro, musica punk a palla. A palla, proprio. Cioè, i primi anni 80, anche se la musica punk a quell'epoca era un po' scemata, perché il top ce l'ha avuto nel 77-78. Però, sai, da giovane così la musica punk era quella che mi dava più energia, anche perché la musica deve essere, ti deve trasmettere qualcosa, ti deve trasmettere energia e sensazioni. Allora, questo qui è stato il primo disco che ho comprato dei Ramones e è stato proprio, diciamo, il numero uno, come dei Paperoni che ha il numero uno. Di che anno è questo? Questo qui è, mi sembra che è un 78. Mi sembra che è un 78. E, comprato questo disco qui e poi dopo ho comprato i Sex Pistols, comprati i Clash e via via è nato panchettaro così. E poi dopo mi sono appassionato, i primi anni 80, alla musica dance. Logicamente sì, mi piaceva, vedevo, io andavo a ballare la domenica pomeriggio all'epoca. Ti fermo un attimo, ma la musica dance degli anni 70-80 qual era? Io non lo so, sono sincero. Qual è quella che andava un po' di più? Allora, io ti devo dire che negli anni 70 principalmente... C'è Mario che mi sta facendo allora delle facce proprio, cioè io non posso fare una per diretta radio. Per fortuna sono dietro la telecamera, no? La difficoltà del selfie è quadrare tutto in una certa maniera. Vabbè, dai, questa la raccontiamo un'altra volta. Allora, la musica dance, allora negli anni 70 c'era la musica disco, che principalmente sì, era la disco 70-80, infatti vabbè, cioè, no, no, lo sai perché? Perché comunque sia negli anni 70 era il 90% tutta musica importata dall'America, dal funky, dal soul, ma ti parlo proprio esclusivamente della musica degli anni 70. A fine anni 70 cominciava a starci della musica, la prima musica elettronica, così, però la maggior parte era tutta musica importata e principalmente, diciamo, la fonte iniziale era tutta quanta la musica funky. E io mi sono appassionato alla musica dance, neanche tanto la musica, proprio al fatto di fare il DJ andando a ballare la domenica pomeriggio al Tartaruga a 13 anni, che riuscivo a entrare lo stesso. Io mi mettevo a fianco alla console, dove c'è stato per me un maestro, lui non lo sa perché non ci siamo neanche mai conosciuti personalmente, che si chiama Enrico Filippini. Non lo conosco, però ok. Che io la domenica pomeriggio mi mettevo lì, guardavo, ascoltando la musica e guardando la tecnica. E questo qui, da lì, infatti io paradossalmente la prima musica che ho comprato era quella che io non ho vissuto. Io, i primi anni 80, iniziando a comprare dischi, ho iniziato a comprare la musica vecchia, già, degli anni 70. Beh, allora dai, è un buon passaggio. Noi riprendiamo questo discorso subito dopo lo step, quindi ci fermiamo un attimo ricordando che ai nostri ascoltatori che ci possono mandare un messaggio su WhatsApp a 380 23 62 069.